Oggi la conferenza del lavoro, un momento importante perché si fa il punto su uno degli argomenti più importanti, cioè il lavoro trasversale poi a tutte le attività che tutti gli enti pubblici, regione compresa, portano avanti. Si è svolta a Cagliari presso il T-Hotel la conferenza regionale per le politiche del lavoro. L'incontro ha riunito le rappresentanze istituzionali ed economico-sociali per la formulazione di proposte in merito alla strategia regionale in materia di lavoro. Un lavoro che ha un trend positivo nell'occupazione e che però risente di tanti momenti difficili. Adesso dobbiamo tutti ricominciare puntando su tre direttrici particolari. Una sono le competenze, e cioè il fatto che le persone siano formate per poter poi trovare lavoro, e anche chi cerca lavoro abbia il personale giusto. L'aiuto alle imprese, che sono quelle che danno lavoro, quindi l'aiuto alle imprese, la semplificazione amministrativa e tutto quello che sono gli incentivi sia per le assunzioni che per tenere il personale. E la terza direttrice è quella di coinvolgere le comunità nel senso che siano poi le comunità a coprogettare il loro futuro partendo dai mestieri identitari, perché tutta l'economia dell'agroalimentare, della nautica, quindi della portualità, dei mestieri del mare, del turismo, tutto quello che la Sardegna sta a fare dell'artigianato, siano quelli trainanti per l'economia e non più solo un'innovazione che non ha uno scopo. Quindi tecnologie nuove, ma tecnologie dell'economia che sappiamo fare. Da ultimo i cantieri di lavoro che abbiamo varato in grande quantità per dare lavoro a chi ancora occupazione stabile non ce l'ha e aiutare i comuni ad avere personale. L'occupazione in Sardegna nel 2023 sta registrando un lieve aumento, perlomeno nei primi tre trimestri di questa annualità, un aumento in generale del tasso di occupazione che si attesta intorno al 56% e una diminuzione del tasso di disoccupazione intorno al 10%. Abbiamo anche dei dati in termini assoluti molto rassicuranti per quanto riguarda l'occupazione femminile, perché vi è un aumento in termini assoluti del lavoro femminile. Questi sono i primi dati, vanno in questa direzione e sono assolutamente incoraggianti.